va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Marcello Salvaggio. Care sorelle e cari fratelli, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Bequit Evangelica, benvenuti e benvenute al culto evangelico valdese. Ci raccogliamo insieme alla presenza del Signore. Il Signore ci ha convocati qui insieme. Presentiamoci a Lui nella gioia, come Chiesa raccolta nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltiamo le parole tratte dal Salmo 100. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia. Presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio. È Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento, nei Suoi cortili con lode. Celebratelo e benedite il Suo nome, poiché il Signore è buono. La Sua bontà dura in eterno e la Sua fedeltà per ogni generazione. Preghiamo. Dio nostro, eccoci riuniti nel Tuo nome. Tu ci accogli perché ci ami e sai quanto abbiamo bisogno della Tua presenza nella nostra vita. Tu ci accogli, o Padre misericordioso, uomini e donne, giovani e anziani, ovunque nel mondo. In comunione come figli e figlie siamo tutti dinanzi a Te, nei luoghi di culto e nelle case, negli ospedali e nelle carceri, come il gregge del quale Tu ti prendi cura. Tu ci accogli anche quando ci sentiamo smarriti di fronte alle grandi ingiustizie del mondo e ci sentiamo impotenti di fronte alle sofferenze di chi aspetta giustizia e pace. Il nostro culto può e deve essere un tempo di giubilo e di ringraziamento. Da tutti i nostri cuori salga l'inno di lode e di riconoscenza. La Tua presenza sia per noi una realtà così forte da farci levare alta la voce nell'invocare il Tuo nome. Risuonino come un eco le parole del salmista. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Accogli questo grido, Signore, nostro Dio. Rendilo forte e appassionato, oggi, in questo culto, e nei giorni che verranno. Amen. Nel Tempio del Signore, o figli Suoi, venite, le vostre voci unite, l'Altissimo a lodar. Dal pieno cor si sponda di lode, gioia al canto, il Padre eterno e santo, siam pronti ad ascoltare. Si valga l'alme a Lui che ci dà vita, la Sua bontà infinita ogni or ci sosterrà.
Signor, ti siamo grati di tutti i doni tuoi. Dimora in mezzo a noi, accresci in noi la fede. Prima di ascoltare la lettura della parola del Signore, ci raccogliamo un momento in preghiera. O Signore, non lasciare che la Tua parola sia da noi vanificata. Pur conoscendola, noi non l'amiamo. Pur ascoltandola, non la mettiamo in pratica. Pur credendo in essa, non le ubbidiamo. Apri le nostre orecchie e il nostro cuore, affinché ci sia davvero dato di comprendere la Tua parola. Ed in essa noi troviamo la forza e la guida per proseguire lungo la strada che conduce a Te. Ti chiediamo che le nostre parole umane non oscurino la Tua parola. Donaci lo Spirito perché essa operi in noi e ci trasformi in testimoni del Tuo amore. Apri i nostri occhi e facci vedere dove c'è bisogno di amore, di speranza e di fede. Perciò donaci coraggio e sapienza nell'incontrare e nell'accogliere tutti coloro che ti cercano. Amen. Il brano della predicazione di questa domenica è tratto dalla seconda lettera di Pietro al capitolo 3, i versetti da 3 a 13. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro, e in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi, per santità di condotta e per pietà? Mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo i nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Il Signore benedica la lettura e l'ascolto della Sua parola. Amen. Care sorelle, cari fratelli in Cristo, la domanda che ci pone il testo della seconda lettera di Pietro è: Cristo ritornerà sulla terra? Sembra infatti che all'interno delle comunità cristiane di quell'epoca vi fosse chi mettesse in dubbio proprio
la parusia, ovvero esattamente il ritorno di Cristo. Essi vengono chiamati falsi dottori, perché se da un lato non dicono la verità, dall'altro hanno una capacità persuasiva pericolosa, al punto da minare alla base la fede cristiana. Se infatti Cristo non ritornerà, dice la nostra lettera, che cosa ne sarà della fedeltà di Dio nelle sue promesse? Cosa dovremmo pensare della sua capacità di intervenire nella storia e di poterla cambiare completamente? Come crederemo nel suo giudizio finale? E infine, che valore potrà più avere la redenzione già realizzata in Gesù Cristo? Chi negava la speranza cristiana nel futuro lo faceva probabilmente a causa del ritardo dell'arrivo della fine, che i primi cristiani ritenevano dovesse verificarsi già nella loro vita. Si trattava di un'attesa che non si compiva e che al contrario vedeva la morte delle prime generazioni di credenti, generando grande delusione. I risultati di questo apparente fallimento erano diversi. C'era chi rivendicava la piena realizzazione della salvezza. Siamo già salvati e per questo possiamo fare quel che vogliamo, vivere al massimo della libertà senza nessun riguardo alle conseguenze etiche e dunque senza alcuna responsabilità verso il prossimo. C'era chi negava l'idea di un al di là e dunque non aveva senso fare delle speculazioni su ciò che sarebbe successo alla fine dei tempi. C'era chi infine non temeva alcun giudizio o castigo perché considerava inesistenti o addirittura inefficaci. Ecco, contro costoro, l'autore della seconda Pietro rimette al centro della riflessione teologica proprio il ritorno di Cristo, quale prospettiva irrinunciabile per la fede cristiana. Cristo ritornerà sulla terra? La seconda Pietro ci dice senza alcun tentennamento sì. Un sì che cerca da un lato di confutare i falsi dottori affinché non prevalga la loro tesi negazionista e dall'altro di incoraggiare i e le credenti nell'attesa fiduciosa del ritorno di Cristo. Un sì che si articola in quattro ragionamenti. Primo, il racconto contenuto nei capitoli da 6 a 9 del libro della Genesi testimonia del fatto che Dio ha già giudicato il mondo una volta per la sua corruzione, distruggendolo con il diluvio, ma anche provveduto a ricrearlo e ad impegnarsi a proteggerlo e a salvaguardarlo in vista del giorno del giudizio. Dunque, non è affatto vero che nulla è cambiato dall'inizio della creazione, come sostengono i falsi dottori. Secondo, il modo di contare il tempo di Dio è diverso da quello degli esseri umani. È come se si dilatasse e pertanto sfuggisse alle regole della fisica spazio-temporale che conosciamo. Questa considerazione porta alla conclusione che non si può affatto dire che il ritorno di Cristo stia ritardando o non ci sarà del tutto. Terzo, quel che si può pensare essere un ritardo del ritorno di Cristo, in realtà è il segno della pazienza di Dio, o potremmo anche tradurre letteralmente della sua magnanimità. Egli infatti attende o sposta la data della fine affinché tutti e tutte si convertano, affinché ci sia per tutti e tutte una possibilità di pentimento. Quarto e ultimo ragionamento. Il giorno del Signore verrà di sicuro
in maniera certo inaspettata e repentina, come un ladro, come anche Gesù aveva detto nel Vangelo di Luca. L'autore sembra quasi descrivere come avverrà il ritorno di Cristo e la fine del mondo. I cieli e la terra verranno meno, cesseranno in maniera plateale e con gran fragore. La terra si dissolverà quasi come inghiottita in un forno, le cui fiamme divoreranno ogni cosa, incluse le opere costruite dall'essere umano nel corso della storia. Tutto ciò sarà il segno del giudizio di Dio, ma anche l'inizio dei nuovi cieli e della nuova terra. Ora, a fronte di questi avvenimenti, l'unico modo per non essere travolti dal giudizio è condurre una vita responsabile, fondata su un'etica e una speranza cristiana, dice la nostra lettera. Un tale atteggiamento consapevole non solo esprime il senso di attesa, che quindi non si è spento, ma è anche capace di accelerare la venuta del Signore e la redenzione ad essa connessa. Cristo ritornerà sulla terra, dunque? Come risponderemmo noi, generazione presente di credenti? C'è ancora la speranza nel nostro mondo di questa venuta che tutto cambierà, oppure si è spenta totalmente? Le tesi dei falsi dottori rappresentano in fondo i rischi che corre la nostra generazione di credenti e non. Da una parte, infatti, la perdita di un orizzonte di speranza nel ritorno di Cristo ci porta a vivere solo il presente, con un senso di disorientamento e di incertezza, o con un atteggiamento che potremmo definire libertino, incurante e privo di responsabilità, che è in fondo quello che guida la corsa al potere, allo sfruttamento del pianeta, al controllo della geopolitica. Dall'altra parte, viviamo sempre di più in un contesto sociale e politico in cui trionfa il senso di impunità, l'idea che non saremo giudicati e quindi che avremmo la possibilità di commettere ogni tipo di illecito senza nessuna responsabilità etica. La speranza cristiana nel ritorno di Cristo, secondo la prospettiva della seconda Pietro, non è certo una fuga in avanti verso un mondo illusorio o una realtà utopica, né una visione di avvenimenti catastrofici, seppure la stessa lettera li menziona. Al contrario, essa costituisce la spinta propulsiva verso il cambiamento, il rinnovamento, il pentimento. Da un lato, infatti, il ritorno di Cristo comporta il giudizio del tempo presente, di questa terra e di questi cieli e di tutte le opere che sono state realizzate dall'essere umano nel tempo, e costituisce quindi un invito alla conversione. Dall'altro, essa porterà i nuovi cieli e la nuova terra, che non sono una sorta di paradiso dove vivere felici e spensierati, ma l'espressione di una creazione dove finalmente abiterà la giustizia e il diritto. Camminare verso questo orizzonte significa in sostanza, per la seconda Pietro, pentirsi di tutta la corruzione umana e praticare la giustizia già ora. Per questo, paradossalmente, la realtà della nuova creazione sarà sempre più vicina quanto più questa umanità seguirà i sentieri di giustizia. E certo, resta la realtà profonda del peccato umano, di cui ci parla l'Apostolo Paolo nelle sue lettere, che è insuperabile senza l'azione della grazia di Dio. Ma questa grazia, nella seconda Pietro, si manifesta proprio attraverso quello
che potrebbe apparire come un ritardo del ritorno di Cristo, cioè la sua pazienza, la volontà di attendere e di agire con la sua parola e con il suo spirito affinché la redenzione compiuta da Cristo sia efficace in tutte e tutti. Predicare il ritorno di Cristo significa in ultima istanza invitare a resistere alla disperazione di un tanto non cambia nulla e ad agire con responsabilità guidati dalla parola di Dio per trasformare questo mondo. Certo, ci saranno sempre coloro che cercheranno di insinuare il dubbio, di traviare, di corrompere, ma ci sarà anche una promessa di salvezza certa, che non perirà, ma che si rinnoverà. Cristo ritornerà sulla terra? Sì, Maranatà. Gesù su questa terra, la tua potenza vieni a rivelar dall'avversario che ci incalza e afferra. Ti supplichiam, ci vieni a a raccoglierci nella preghiera. Dio nostro, nelle tue mani è la nostra vita, così come il tempo che sta davanti a noi. Donaci di saperlo usare per la tua lode e per il servizio dei fratelli e delle sorelle e di tutte le tue creature. Ti preghiamo per la tua Chiesa, disseminata nel mondo, perché annunci a tutti e a tutte il regno tuo che viene, senza farsi intimidire dalle minacce né comperare dai privilegi. Ti preghiamo per chi sciupa la sua vita distruggendosi o dissipandola, per coloro il cui tempo scorre estenuante nella malattia, nella solitudine, nella prigionia, nella disperazione, per coloro che sono tentati di porre fine ai loro giorni. Ti preghiamo per coloro che hanno responsabilità di governo, soprattutto adesso, in questo tempo di guerra, perché esercitano le loro responsabilità, consapevoli che tutte le creature sono tue e che di esse tu ci chiederai conto. Ed infine
Ti preghiamo per il mondo intero, perché accolga l'annuncio che il tempo ha una direzione e uno scopo e non ripeta ciecamente gli errori dei tempi passati. Ogni cosa che sale dai nostri cuori a te, noi te la chiediamo nel nome del tuo unico figlio Gesù Cristo, che ci ha fatti tuoi figli e figlie così che possiamo invocarti con la preghiera che egli ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sarà sempre nei secoli dei secoli. Ed ora andate in pace con la benedizione del Signore. Il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Il Signore rivolga verso di voi il suo volto e vi dia la pace. Avete ascoltato il Culto Evangelico Valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Marcello Salvaggio.